ritrovati con la nostra diretta 14.07, siamo in compagnia dell'assessore comunale con la delega agli impianti sportivi Lorenzo Giorgi di Forza Italia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Cosa sta succedendo attorno al mondo dello sport in questo momento, a seguito del DPCM, soprattutto sul tema proprio degli impianti sportivi, cioè chi può accedere, chi non può accedere, chi gioca, chi non si allena, chi si è fermato, chi continua? Tante domande, poche risposte. Silenzio totale, ma il silenzio totale è dovuto dal fatto che chi scrive questi DPCM evidentemente non ha la più pallida idea di come funziona il lavoro, l'imprenditoria. Abbiamo visto le manifestazioni in Italia di ieri, quella tra l'altro molto pacifica fatta a Trieste, e non ha nemmeno idea di cosa sia lo sport. Ma allora io dico, questi tra esperti, tra ministri, sottosegretari, strapagati, cosa ci stanno a fare? Oggi noi non abbiamo certezze per chi deve e chi non può allenarsi, per chi deve stare fermo e per chi invece potrebbe fare attività. Abbiamo una distinzione di massima che si riesce a capire nel decreto che parla di campionati nazionali. Allora, fermo restando che i professionisti possono continuare a fare l'attività sia di gara e quindi di allenamento, e quindi penso, non so, per i posti al chiuso, la pallamano Trieste, la pallanuoto Trieste, io ho sentito il presidente del campo che con la FIN gestisce la piscina Bianchi, che da una parte deve restare chiusa come scritto, ma dall'altra deve dare spazio agli allenamenti della pallanuoto. Io spero che tra oggi e domani si sblocchi anche questa situazione. Per il resto poi ogni federazione in qualche maniera deve comunicare, in questo caso l'amministrazione comunale che tiene un po' le fila degli impianti sportivi, quelli che sono i campionati da considerarsi nazionali. Poi ci sono le assurdità, per cui la Serie D in questo momento non si capisce se è nazionale o non nazionale, ma l'eccellenza, parliamo per il calcio, no? Che dà le squadre al nazionale di Serie D resterà ferma. Dall'altra parte abbiamo in alcuni sport le under 13 che sono considerate nazionali anche se giocano magari, non so, Royan contro Monfalcone. Allora, le assurdità di quando si è voluta da anni inserire la burocrazia anche nel mondo dello sport. Noi abbiamo dovuto fare così, abbiamo inizialmente sospeso genericamente ieri l'attività nelle palestre comunali ed oggi stiamo chiedendo, oltre alle realtà che vi ho citato prima, di cui sappiamo che c'è la possibilità di fare allenamento e gare, stiamo interpellando le varie federazioni per una lettura e stiamo comunicando a chi gestisce per noi gli impianti sportivi appunto queste letture, ricordando che ogni ASD che gestisce l'impianto, il comune, diciamo personalmente, fra virgolette, permettetemi il termine, gestisce lo Stadio Rocco, lo Stadio Grezzar e il Palachiarbola. Gli altri 54 impianti sono gestiti da o da federazioni o da ASD per conto del comune, e ogni federazione, ogni ASD in qualche maniera deve autonomamente regolarsi, ovviamente rispettando quelli che sono a volte le follie del DPCM ed ovviamente in piena collaborazione con noi. Per cui stiamo ancora cercando di avere da tutte le federazioni le indicazioni. Vi dico una cosa che ancora non è uscita, almeno fino a poco fa non è uscita: il calcio, per parlare dello sport a torto o ragione più popolare. Bene, sospesi i campionati, il Campanelle non gioca domenica prossima. Non è un male perché stavamo perdendo tutte le partite, ma tutte a parte. Ma possono allenarsi, avrebbero bisogno di allenarsi per poi, quando ritorneranno in campo, essere in forma per provare a vincere. Non si sa. Allora, il presidente Hermes Canciani ieri, fra una lettura e l'altra, pareva dicesse che non è possibile fare allenamento. Dall'altra parte leggiamo che è permesso l'allenamento all'aperto anche per chi fa sport amatoriale, amatoriale assolutamente vietato, mio lapsus, sport di base o dilettantistico, fermo restando che sono allenamenti individuali, non riferiti allo sport di contatto. Ma quindi io e te che giochiamo a calcio, Bernardo, possiamo andare a correre e passarci il pallone stando a tot metri di distanza o no? Non si sa, perché era troppo difficile scrivere. Individuale, no? Cioè loro intendono lo sport individuale. Sì, però permettono... Quindi il tennis. Benissimo, e anche qui ci sono delle letture. Io e te possiamo andare a giocare a tennis a Padriciano, all'aperto. Perfetto. E possiamo farlo. Però non possiamo, allenandoci. Non possiamo stare su un campo da calcio che ha circa 5.000 metri quadri in 20 persone, stando a 10 metri dalla distanza, passandoci il pallone? Non è chiaro. Anche questo è una delle cose, perché era troppo difficile in Italia scrivere calcio, non si gioca,
non ci si allena. Salvo i professionisti. Basket, si gioca, ci si allena, se sei di queste categorie. No, bisognava trovare di fare la lettera A, B, C, D, E, F, G, H, I di un comma di questo articolo, uno smentisce l'altro, le piscine devono essere assolutamente chiuse e rigorosamente chiuse, però la pallanuoto può allenarsi, allora la pallanuoto o si allena in piscina o va a fare un altro sport. Per cui siamo nel cercando come sempre di dirimere i caos che arrivano dal nazionale. Io ricordo che siamo stati i primi in Italia ad aprire a maggio agli atleti di livello nazionale, che è un'altra cosa rispetto allo sport di riferimento nazionale, perché lì erano atleti che in qualche maniera facevano, poi partecipavano a delle gare. E anche questo è un momento complicato, perché abbiamo ad esempio, senza fare nomi, ma un'associazione che ci dice: noi a gennaio dobbiamo partecipare ai campionati nazionali. Io vorrei correttamente, come si legge in qualche riga del decreto, far allenare queste persone. Dall'altra parte però il mio sport non permette, non essendo professionista, di allenarsi. Cosa facciamo? E allora arrivano le domande al comune, che in qualche maniera cerca appunto con le varie federazioni ora di dare una lettura. Ma se già è talmente complicata la quotidianità extra maledetto coronavirus, vi immaginate che c'è il coronavirus e il comune in qualche maniera ha dato risposte, più che in qualche maniera. Io vi ricordo, sto portando avanti l'esenzione del pagamento, ad esempio, di chi gestisce per noi gli impianti sportivi, ma dall'altra parte ci siamo fatti carico, ad esempio per le 18 società del Palachiarbola, di tutte le sanificazioni alla fine degli allenamenti. Per cui, insomma, abbiamo messo qualche soldino in campo e continuiamo a fare così. Fra un attimo, perché abbiamo una telefonata. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Pronto, buonasera, sono la signora Paola. Prego, buonasera. Innanzitutto vi saluto a tutti e due. Grazie. A me questo DPCM fa un po' sorridere. Io sono mamma di due bambini di 4 e di 6 anni, sì, che vanno alle scuole comunali. Sì. Sicuramente il signor Giorgi saprà che le scuole comunali hanno le aule con ben 24-25 bambini, sì, senza mascherina, tutti in una stessa classe, sì, naturalmente mangiano tutti insieme e vi posso assicurare che non hanno un metro di distanza. Sì. Detto questo, a settembre ho iscritto i miei due bambini, uno è più piccolo a piscina e l'altra a ginnastica. Sì. La domanda che mi fanno, sgranandomi gli occhi e guardandomi, mi dicono: mamma, ma com'è possibile che posso andare a scuola e non posso andare a fare la mia oretta di ginnastica o di piscina? Giusto. Quello che a me fa molto sorridere, ma d'altra parte innervosire, è che chi sta in alto, che creano questi DPCM, come ha detto il signor Giorgi, non hanno la più pallida idea di che lavoro, per esempio io vi parlo della piscina, vi posso assicurare che il mio piccolo era veramente uno contento di andare in piscina, ma c'erano distanze, disinfettavano, sì, c'era poca gente, non c'era tanta gente come precedentemente al coronavirus, però noi siamo la testimonianza che noi siamo i primi genitori che non vogliamo far prendere male ai nostri figli, però se vediamo che la situazione è gestita bene, è logico che li mandiamo. Questa situazione mi lascia un po' interdetta, perché certo, vi ripeto, le scuole sono piene, gli asili, le scuole materne hanno 24-25 bambini a sezione. Vi saluto, buona grazie. Serata. Grazie, questo è uno dei sentimenti comuni quando si trovano, diciamolo pure, due pesi due misure. È la testimonianza principe, no? Allora, oggi purtroppo, almeno noi, al nostro livello non sappiamo come se ne verrà fuori, cosa bisogna fare, cosa è giusto o non giusto fare. E quindi ci sono degli esperti, anche loro ben pagati, c'è un comitato scientifico che dovrebbe dare delle indicazioni, ma dovrebbe essere chiaro. Se uno fa il comitato scientifico, viene dalla scienza, la scienza di solito è chiara, no? E invece qui sembra, come ha fatto una battuta l'altro giorno a Sveglia Trieste un gentil telespettatore, sembra di essere alla corrida, la famosa corrida di Corrado, dove ci sono dei dilettanti allo sbaraglio. E dispiace, perché la pandemia non colpisce qualcuno di destra o di sinistra, la pandemia colpisce tutti, ma non solo gli italiani, e me vediamo in tutto il mondo,
e ci mette in difficoltà e quotidianamente creare su un paese che già muore di burocrazia ulteriori casini, perché il termine tecnico è quello, anche su distinzioni che a volte sembrano folli, mettono anche in difficoltà psicologiche i genitori, in questo caso i bambini, a cui non è facile spiegare perché quando vai a scuola va tutto bene e però non puoi andare a tirare due calci al pallone piuttosto che andare in piscina. E queste sono le assurdità. Ma l'assurdità, scusate se esco e vado fuori tema, ma l'assurdità che fino alle 18 il virus resta beatamente a casa a dormire, perché non va in giro per i ristoranti e i bar fino alle 18 del pomeriggio, dopodiché però il virus esce di casa e quindi noi chiudiamo i bar e i ristoranti. Allora bisogna che ci dicano una volta per tutte cosa bisogna fare, per assurdità che ci dicano che dobbiamo stare chiusi in casa 24 su 24 per due mesi, ma ci dicano come venire fuori da questa situazione. Invece così ci continuiamo a trascinare delle situazioni ormai ingovernabili e stiamo non mettendo in ginocchio, il paese è stato già messo in ginocchio e buona parte non si è rialzato. Adesso stiamo uccidendo il paese, stiamo uccidendo l'imprenditoria, stiamo uccidendo ma la speranza, i sogni dei ragazzi che non riescono più a gestire una situazione del genere, nemmeno dal punto di vista personale. Le volevo chiedere, anzi facciamo così, sentiamo una telefonata e poi le volevo chiedere sugli impianti alcuni dettagli. Buon pomeriggio. Buongiorno, posso parlare? Sì, prego, ci dica. Sì, ascolti, volevo sapere, siccome che non scrivi da nessuna parte, no? Adesso che c'è la chiusura alle 6 delle varie attività, ma però non si parla dei circoli bocciofili, tipo Maddalena, Pozziana, San Luigi, Melara, San Giovanni, Prosecco, a quell'ora, diceva, verso le 4 si trova la gente che fa la partita delle carte, se assembramenti, persone anziane che gioca le carte su questi circoli ricreativi, non profit, eccetera. Se sarà anche là alle 6 o no? Sì. Sì, da, chiudono. Lo sto guardando adesso, guardi, perché... Da quello che ci risulta, sì. Perché così abbiamo una risposta in tempo reale. Adesso glielo dico. L'attività sportiva di base, l'attività motoria in genere svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi pubblici, bla 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 bla. Questo riguarda lo sport. Vediamo adesso... Ad esempio le bocce sono considerate sport amatoriale che di fatto già da lunedì scorso non era più possibile sviluppare. Ma c'è anche l'interno, il bar dentro e tutto il resto. Esatto, no? Perché all'interno esistono dei bar che però non sono locali pubblici, ma sono dei circoli privati che però... Esatto. Oggettivamente, anche se come sempre c'è una mancanza nella comunicazione di questo, di PCM, oggettivamente per la tipologia sono parificabili, no, all'esercizio pubblico, anche se hanno delle regole fiscali d'ingresso e anche di controllo diverse. Però seppure io non ho nemmeno nelle 126 pagine di allegato del DPCM che ci siamo letti in questi due giorni visto particolari indicazioni su questo, mi sento di dire, ma anche per rispetto di chi gestisce i circoli, che in questo momento è più semplice paragonarli a un esercizio pubblico o comunque un'attività amatoriale che e quindi con la necessità di chiuderli, ma questo per tutelarsi da eventuali sanzioni o multe che, ricordo, in questi casi fanno poi capo al presidente dell'associazione che risponde personalmente di un'altra delle follie tutte burocratiche italiane generiche a prescindere dal coronavirus. Glielo leggo: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Questo è il provvedimento del governo, il testo proprio del decreto. Per cui devono chiudere le 6. Sì, no, questi sono sospesi le attività, quindi io credo che siano chiusi tout court. Ah, proprio. Ecco, no, perché se no vado senza... Cioè non hanno un orario, come però le palestre anche qui dispongono la chiusura delle attività, la sospensione delle attività, ecco. All'interno della bocciofila succede che ci sia anche il bar, no? Sì, sociale. Certo. Tutte le bocciofili, il bar, sedie che gioca a carte, perché le bocce d'inverno, chi non va, la chiusura e la copertura, sta dentro e gioca a carte, sta insieme con le mascherine, eccetera, il bar, i bei subicelli, insomma, come un'osteria grande, certo, più o meno. Ecco, no. È la stessa roba come il locale pubblico, insomma, no? Sì. Sì. Adesso mi vuol dire, prima andare a Ponziana, per modo di dire, no? Vuol dire se da San Luigi posso andare a Ponziana,
perché se vado per niente, ma ho visto che non c'è una risposta comunque certa su questa roba qua, se si è chiusi o no, perché non ho fatto questa ordinanza, è una roba così. Io credo che sia una via di mezzo, anche se poi facendo mente locale l'accesso ai circoli è consentito ai tesserati, sì, sostanzialmente, certo, quindi non è un locale aperto al pubblico, quindi sì, può essere ricondotto comunque, anche se è una via di mezzo, a un circolo ricreativo, anche se di fatto un circolo sportivo, per cui teoricamente, leggendo il decreto e facendo mente locale sulla tipologia di accesso, io presumo che siano chiusi a prescindere dall'orario, questa è, poi anche qui, perché pare incredibile, ma ogni ente di promozione sportiva che in qualche maniera darà tutte quelle che sono le normative riferite a quel tipo di circolo, deve dare anche indicazioni, come le federazioni, sul fatto se si possa o meno fare attività. Però, pur essendo particolare questa situazione, mi sembra di leggerla come chiusura in questo momento, a prescindere dagli orari. A prescindere dall'orario dovrebbe essere chiusa allora. Sì. Ah, eccolo. Signore, la ringrazio, la saluto. Grazie a lei. Grazie, buongiorno. Buon lavoro. Giorgio, gli impianti, torniamo al tema, gli impianti sportivi gestiti dal comune direttamente, il Rocco, il Grezza e il Palachiarbola, ora sono aperti a chi? Allora, lo stadio Rocco è all'allenamento o alle partite della Triestina, più che altro alla rifinitura della Triestina, lo stadio Rocco, perché l'allenamento viene fatto allo stadio Grezzar, dove comunque c'è la FIDAL che può allenarsi con attività individuali, mentre il Palachiarbola in questo momento soltanto la Pallamano Trieste, che fa la Serie A1. Stiamo verificando appunto con le federazioni quello che riguarda ad esempio alcune situazioni del pattinaggio riferita ad atleti che possono partecipare a campionati nazionali, ma su questo stiamo aspettando le letture delle varie federazioni che ci dicano come interpretano il DPCM rispetto alle gare già calendarizzate e previste. Gli altri invece impianti comunali, a meno che all'interno di questi impianti non si svolgono allenamenti di realtà che partecipano a gare nazionali, devono essere chiusi, sì. Per quello che riguarda gli altri impianti, le palestre che sono gestite per noi della Tergestina in questo momento sono chiuse, ma già tra oggi e domani riapriranno per chi fa i campionati nazionali. E sulla pallavolo c'è un esempio particolare, per cui c'è un ampliamento per quello che riguarda la federazione, la FIPAV, di campionati denominati comunque di interesse nazionale, e su questi dobbiamo avere un elenco preciso dalla federazione in modo che possiamo garantire a queste società di potersi allenare. Quindi tutto ciò che è provinciale, regionale, che sia competizione o allenamento, a meno che non è all'aperto individuale, è chiuso. Esatto, in questo momento sì. Ok, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Ascolti che dico, mi volessi una informazione da voi. Sì. Allora, mia nipote in Slovenia, sì. Là mi puoi venire a trovare a Muglia? No, non credo, no. Chi no. È in Slovenia non può uscire dal paese. No, la puoi venire? Credo proprio di no. Lei è residente in Slovenia, sua nipote? No, io sono residente a Muglia. No, non lei, la parente. Sì, la mia nipote. Sì, no, non io può. Io credo che gli sloveni abbiano proprio il divieto, perché sì, hanno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato, di spostamenti addirittura fra una zona e l'altra, fra un comune, loro lo chiamano fra una, diciamo le ex province, dai, e l'altra, non possono spostarsi nemmeno all'interno del paese, e quindi sicuramente non potranno andare oltre confine, a meno che non ci siano delle condizioni particolari che giustifichino questo, lavoro, proprietà, lavoro, certo. Però. Perché la lavora qua a Trieste, no? Lei lavora a Trieste? La nipote mia, la lavora qua a Trieste. Allora, un altro discorso. Allora io credo, fermo restando che sono regole che vanno poi verificate con la Repubblica Slovena, se gli spostamenti sono dovuti al lavoro, io presumo che lei sia autorizzata ad uscire, e una volta che è in Italia, una visita penso che non si possa negare. Ma dovete la parte dei documenti e la per venire qua in Italia. Se sua nipote lavora in Italia e ha un controllo, lei riesce a dimostrare che il suo luogo di lavoro o il suo datore di lavoro è in Italia, non ci sono problemi, perché lei fa capire che dalla Slovenia si sposta in Italia per lavoro, e quindi va bene così. Poi una volta che lei, come diceva l'assessore, è in Italia per lavoro, magari tornando a casa le viene a fare un saluto e se ne va via.
perché la mascherina e tutto, con però la mascherina, insomma, la distanza, le mani pulite, tutto quanto. E la lavora senza carte, magari per lavare per le case, fare pulizia. No? Ah, ok. Allora siamo a un'altra situazione in cui più complicata. E allora torniamo al discorso di prima. Se non c'è una comprovata attività lavorativa riconosciuta, allora lo spostamento non è di fatto consentito. No, eh no. Signore, grazie anche a lei, buona grazie. Giornata. Grazie. Tenga duro. Oh, dunque, il punto sulle piscine, le piscine sono chiuse tutte, mi pare di capire, no? A Trieste. Cioè, chi è che, quali realtà partecipano a competizioni nazionali? Beh, ci la sono comunque, a parte la pallanuoto, no? Tuffi e nuoto, no? Allora, questo stiamo attendendo dalla federazione, perché anche qui, no? Da una parte la pallanuoto di fatto sono dei professionisti, stanno facendo la A1, quindi un campionato professionistico, perché il DPCM divide fra professionisti che tutti possono fare l'attività, mentre poi fa riferimento agli agonisti dilettanti che devono però avere partecipare a campionati nazionali, e quindi attendiamo dalle federazioni l'elenco di chi oggettivamente partecipa poi ai campionati nazionali in modo da autorizzarlo a fare questa attività. Tutto ciò che concerne invece, abbiamo detto, lo sport individuale, che sia fatto all'aperto, che sia anche non di interesse nazionale ma di interesse regionale, provinciale dilettantistico. O dilettantistico, è consentito con tutte le misure del caso. Esatto, con tutto il rispetto di distanziamento, di non assembramento, di igienizzazione. Esatto. Ok. Penso che abbiamo dato una panoramica giusta. Giusta, cerchiamo di dare una panoramica, scavando, ragionando e cercando di venire incontro a quelle che sono da una parte le esigenze quotidiane degli atleti e dall'altra nel rispetto, insomma, ovviamente delle regole che ci sono e che purtroppo sono sempre scritte male. Anche lei era ieri in piazza? Assolutamente sì. Tornando al discorso di ieri, io direi che si è fatta sentire Trieste su una manifestazione spontanea, perché all'inizio si doveva trattare di un flash mob da parte dei gestori delle palestre. C'è stata una frase su Facebook che ha aperto un po' il mondo e ci è parso corretto partecipare il sottoscritto, il gruppo di Forza Italia, il sindaco, poi è arrivato il presidente Federica. Perché oggettivamente, io so che proprio in questi minuti c'è un incontro fra Federica e il sindaco di piazza, oggettivamente rischiamo di far morire di fame milioni di persone, perché sono milioni le persone che operano e lavorano nell'ambito della ricettività, nell'ambito dei locali pubblici, nell'ambito delle palestre, delle piscine, e centinaia di migliaia di aziende che rischiano di fallire. Perché la verità è che ad oggi ancora non possiamo garantire a nessuno che il 24 novembre queste misure sono finite. Io temo che l'escalation dei DPCM isterici fatti ogni 3 giorni ci porteranno ad avere ulteriori restrizioni, e siamo sempre là. Che se avessimo la certezza che servano, allora ovviamente uno si può mettere il cuore in pace. Nella confusione generale, e soprattutto dopo che a queste persone abbiamo detto, ragazzi, quest'estate abbiamo detto questo, compratevi il plexiglass, comprate sì, più vero, sedie, vero. Comprate più tavoli, igienizzate, scrivete tutto, e quindi uno ha investito, perché nessuno ha regalato. Nessuno con i 600 euro a partita IVA ha potuto comprare più che 2 plexiglass a tavolo. Costano. Le casse integrazioni che non sono arrivate. La verità è, scusa se no, ti interrompo, chiudere, sì. E chiudiamo, la verità è che ci è stato detto dal presidente Conte, ma anche da altri esponenti, anche qui in maniera molto piccola quando eravamo a Ring, che i soldi arrivano. Ma arrivano quando? Quando stai morendo di fame o mangi entro tot giorni o muori, per cui è inutile che arrivino fra un anno, fra 2 anni, fra 6 mesi, casse integrazioni ancora non pagate. La verità è che oggi lo Stato deve dare risposte vere, perché ad oggi non sono ancora state date. Grazie all'assessore Giorgi, buona grazie giornata, a voi. Buon lavoro. Ci fermiamo, chiudiamo qui questa diretta, ci si vede più tardi.